Senti Marco, campionato con 38 giornate, 7 turni infrasettimanali, c'è il Cesena, ci sono 5 romagnole, che campionato sta per nascere? Da quello che penso è un campionato bellissimo, un campionato bello, entusiasmante, perché a giocare contro squadre, a parte il Cesena che la conosciamo tutti, ma squadre organizzate, squadre forti come il Forlì, come le altre squadre che stanno a girare i nostri, sono tutte quante rinforzate rispetto all'anno scorso. È un campionato lungo, è normale, la squadra che avrà più continuità, più soprattutto la rosa lunga, perché 38 partite sono tanti, turni frasettimanali sono tanti e sai, alla lunga la squadra che ha una rosa competitiva, una rosa lunga, ne può uscire fuori. Il Cesena è la naturale favorita o pensi che tra le abruzzesi, le marchigiane, le romagnole qualcuna possa insidiare questo presunto primato? Ma è normale che il Cesena come nome, come squadra, è una delle candidate a finire il campionato, però non ci dimentichiamo tutte le abruzzesi, perché tutte quante hanno fatto una buona squadra, le romagnole, le marchigiane, c'è l'Avezzano che secondo me è un'ottima squadra, l'Avastese, il Matelica, il Francavilla, il Forlì, come ho detto prima, non so il Sant'Arcangio che forse rischia di essere ripescato. Cascione. Bravo, un Cascione. È una squadra, tutte squadre organizzate, squadre forti. È normale che sulla carta il Cesena è la favorita, però il campionato di Serie D è lungo, quest'anno soprattutto è difficile.